Sì, grazie. Si conclude così la commemorazione della strage di Dacca. Adesso noi continuiamo col nostro ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato numero 559B, introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione generale e i relatori, rappresentanti del governo, hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Allora, passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti che sono stati presentati. La Commissione Affari Costituzionali ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Allora, passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti e se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Allora, relatore Verini, prego. Sì, Presidente, il nostro parere è quello di invitare al ritiro per tutti gli emendamenti o in caso contrario esprimeremo parere contrario. Sì, va bene. Allora, il governo mi dà il parere? Conforme al relatore. Va bene, conforme al relatore. D'accordo, ora cominciamo, colleghi, con l'1.50. Sarti, è il suo emendamento, deputata, le do la parola, prego. Grazie Presidente. Per una volta, come Movimento 5 Stelle, siamo orgogliosi di questo testo che arriva finalmente all'approvazione definitiva in quest'Aula.